Informativa in aula dell'assessore Monni sul piano rifiuti. Le parole d'ordine per la Toscana si chiamano diminuzione della produzione di materiale conferito e incentivi al riciclo. Approvate due risoluzioni della maggioranza. Aula semivuota al momento della lettura dell'informativa. I consiglieri di opposizione hanno deciso di non ascoltare l'illustrazione dell'assessore Monni sul piano rifiuti. Critiche per il mancato coinvolgimento nel processo. Approvata dal Consiglio regionale una legge per sostenere le comunità montane. La volontà è di contenere lo spopolamento e aiutare le imprese. Unico parere contrario, quello di Forza Italia. Diminuzione della produzione dei rifiuti e incentivi al riuso. In aula, l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni ha illustrato l'informativa sul piano dei rifiuti, evidenziando gli obiettivi da raggiungere. Il primo prevede la riduzione e sostituzione dell'utilizzo del monouso in plastica, sostenendo la promozione per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica nell'ambiente. Il secondo si potrà raggiungere con il miglioramento delle raccolte differenziate e quindi il raggiungimento dell'80-85% nel 2035. Per fare ciò si pensa a un'estensione degli obblighi e l'ulteriore implementazione delle raccolte separate dei rifiuti organici, tessili e domestici pericolosi. Soddisfatto di quanto espresso dall'assessore il presidente regionale Eugenio Giani, che ha sottolineato come la Toscana possa puntare all'autosufficienza. Sono molto contento stamani l'approvazione dello step molto importante del bando per il piano dei rifiuti e devo dire che il fatto di aver visto l'approvazione in un dibattito sereno con 25 consiglieri che hanno votato a favore rispetto ai 41 consiglieri che compongono il Consiglio regionale è stato un momento che incoraggia il lavoro della Giunta, il lavoro dell'amministrazione e dà al piano dei rifiuti una prospettiva e una strategia che può portare in Toscana l'autosufficienza progressiva senza dover fidarsi su quello che poi sono i trasporti fuori regione. Al termine dell'informativa, il Consiglio ha votato due proposte di risoluzione della maggioranza. La Toscana ha estremo bisogno di questo strumento, ha affermato il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli. Mentre Stefano Scaramelli di Italia Viva ha voluto guardare lontano, ponendo come sfida principale quella dell'autosufficienza. Dico una cosa che ebbe modo di dire da assessore regionale all'ambiente. La Toscana sui temi dell'economia circolare può essere davvero terra d'avanguardia e la comunicazione fatta dall'assessore Monni, che ringrazio anche per aver chiamato l'eredità venuta dallo scorso mandato, ci dice esattamente che questa è la strada da seguire. Una regione che è dotata prima in Italia di una legge sull'economia circolare moderna, attuale, e che oggi intende interpretare quelle che sono le spinte europee con un occhio all'innovazione, volendo dare risposte concrete non solo ai cittadini ma anche ai nostri sistemi produttivi che stanno soffrendo. Dobbiamo ridurre fortemente il conferimento in discarica e questo lo si fa aumentando la raccolta differenziata e investendo sulle nuove tecnologie. Questa è la sfida vera, quindi il nostro sarà un piano sicuramente ambizioso, impegnativo, partecipato, come ha detto l'assessora, e per questo diciamo siamo ovviamente attoniti dal fatto che l'opposizione abbia preferito, invece di entrare nel merito della discussione, trincerarsi dietro una sterile propaganda, evidentemente perché assente di argomentazioni concrete. Ne prendiamo atto, aspettiamo gli appuntamenti successivi affinché anche loro portino qualche idea. Fino ad oggi le uniche che ho sentito dire parlano di un termovalorizzatore per ogni provincia e non dicono nulla rispetto alla raccolta differenziata e al sistema delle discariche, quindi aspettiamo davvero di poterci confrontare con loro, ma non aspetteremo in eterno perché il PD è una forza responsabile, vorrà lavorare per dare risposte, anzi in un tempo molto breve, il più breve che sia consentito. Ma un passaggio importante che consolida la maggioranza fra Partito Democratico e Italia Viva a sostegno della Giunta, inizia ed entra nel merito la discussione sul piano dei rifiuti. I nostri indirizzi sono un atto fondamentale che consentiranno
di indirizzare l'attività verso il riutilizzo dei rifiuti. La transizione energetica deve essere un elemento portante, il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali, ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani. La votazione ha visto una presa di posizione della maggioranza con 25 pareri favorevoli, mentre l'opposizione non ha partecipato al voto. I consiglieri di opposizione non hanno atteso neppure l'informativa sul piano rifiuti e hanno abbandonato l'aula prima che l'assessore Monia Monni prendesse la parola. A dare l'annuncio il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi, che ha lamentato anche una questione di forma, oltre che di sostanza. Elisa Montemani della Lega ha spiegato che la protesta nasce anche dal fatto che non ha potuto valutare il provvedimento. Concetti ribaditi anche da Marco Stella di Forza Italia. Senza l'articolo 48 dello Statuto, l'informativa che la Giunta fa, in questo caso obbligatoriamente al Consiglio, perché la legge 1 del 2015 ha stabilito che per il piano dei rifiuti l'informativa è obbligatoria, ai fini di raccogliere gli indirizzi del Consiglio stesso, deve avvenire prima dell'avvio formale della procedura. In questo caso invece cosa è successo? Che la Giunta, per ragioni di tempo e applicando un regolamento che si è data nel 2019, ha contestualmente all'invio dell'informativa in Consiglio attivato formalmente la procedura, cioè facendo l'avvio del procedimento e l'avvio della procedura di VAS. In questo caso quindi che cosa succede? Che se anche oggi il Consiglio avesse dato o desse degli indirizzi parzialmente difformi, in realtà tutto il materiale della VAS e dell'avvio del procedimento è già pubblicato da 2 mesi. Quindi noi abbiamo contestato anche l'interpretazione degli uffici della Giunta, che dicono che in questa fase invece tutti i contributi che arrivano via via potrebbero arricchire il percorso, diciamo, documentale. Quello che ci viene proposto è tutto fumo negli occhi. La comunicazione che è arrivata a settembre di fatto è la stessa cosa che oggi sta dicendo l'assessore Monni dopo mesi in aula. È evidente che finché noi non abbiamo degli elementi che mancano totalmente, infatti noi contestiamo fortemente anche la mancanza di elementi per dare una valutazione a quello che sta facendo la Giunta, diventa per noi complesso anche sapere come muoverci. Il tema è uno, secondo me. A inizio di questa legislatura Eugenio Giani disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni. Ecco, sta facendo l'esatto opposto. Di opposizione hanno detto, ma qual è il problema? Certamente non stiamo qua né a scaldare le poltrone né a mantenere lo stipendio. Siamo pronti ad andare a casa e siamo talmente pronti ad andare a casa che siamo usciti dall'aula e abbiamo detto ai consiglieri del Partito Democratico, fate lo stesso, lasciate la Giunta da sola, sfiduciate la Giunta su quella che è una questione tecnica, perché fra 3 anni può darsi che ci ritroveremo col piano dei rifiuti dove qualche magari consigliere o tutti i consiglieri o qualche cittadino che si sente leso nei propri diritti fa riconsaltare e quel piano viene annullato, annullando una pianificazione di 3 anni, mettendo in discussione la serietà dell'ente legislatore del Consiglio regionale che siamo noi stessi, cioè tutti i consiglieri, mettendo anche in dubbio che i contenuti di quel piano fossero corretti e che in Regione Toscana si fanno le cose per bene. Siccome per noi viene prima l'onestà intellettuale e anche l'onestà fattiva, siamo pronti a tornare tutti quanti a casa a ripresentarci alle elezioni, b a fare tutti i percorsi, come hanno detto bene i consiglieri prima, che riteniamo più opportuni per denunciare da un lato politicamente quello che è un vulnus che non abbiamo mai visto in quest'Aula, cioè il Consiglio regionale viene esautorato delle sue funzioni perché è la Giunta che ci dice quello che dobbiamo fare. Per noi diventa inaccettabile. Domani a chi ci rivolgeremo noi quando abbiamo una questione che riguarda il Consiglio e i consiglieri? Alla Giunta o al Segretario Generale? Noi vogliamo ancora continuare a fare quello che facevamo prima e nelle scorse legislature, cioè rivolgerci al Segretario Generale del Consiglio regionale, naturalmente non alla Giunta,
E secondo tema, naturalmente quando vi sarà il momento entreremo nel merito dei rifiuti, ognuno di noi con le posizioni, come ha detto prima bene la Presidente Galletti, diverse, perché abbiamo posizioni diverse. Valutazioni che sono ritornate anche negli interventi di Elisa Tozzi, consigliera del gruppo misto, e Irene Galletti, rappresentante del Movimento 5 Stelle. Entrambe hanno rimarcato il mancato coinvolgimento delle opposizioni e le tardive comunicazioni. Sicuramente siamo di fronte a un vulnus, come è stato detto, assolutamente evidente. Un vulnus che riguarda proprio l'equilibrio tra Consiglio e Giunta, che in questo momento si è totalmente disperso. Per quanto riguarda le iniziative formali, è chiaro che questo dovrà essere condiviso con tutti i capigruppo. È evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del segretario generale. Questo sì, perché per noi diventa importante certificare ciò che sta accadendo, che forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne. In realtà qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali, che non sono delle comparse in questo momento, ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio, perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa a colpi di atti della Giunta, che tra l'altro presentano anche profili di illegittimità. Detto questo, c'è un altro aspetto. Noi rischiamo di perdere il treno del PNRR. Il bando nazionale è in imminente scadenza. La Regione Toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione. Questo è il dato vero. Quindi non solo c'è un problema di legalità, mettiamola così, ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare. Il treno del PNRR lo prendiamo adesso oppure siamo compromessi, soprattutto sotto il profilo degli investimenti. In un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla Giunta. E facendo questo si è mancato gravemente di rispetto non a tutti i colleghi dell'opposizione, ma si è mancato di rispetto all'intero Consiglio, quindi a quelli della maggioranza. E si è mancato di rispetto anche al massimo organo, al soggetto che rappresenta il vertice legislativo di quell'organo che è autonomo rispetto alla Giunta e che è il segretario generale. Perché così facendo, con una delibera emessa all'ultimo momento, si è in pratica detto che quello, se la Giunta dice che l'iter procedurale che ha seguito va bene, praticamente se lo è autocertificato. E questo non è accettabile, perché è lesivo non soltanto della dignità di tutte le persone che sono a Palazzo Panciatichi e che lavorano per cercare di produrre degli atti che siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza, degli abitanti della Toscana, ma soprattutto perché così facendo si creano dei vulnus legislativi gravissimi. Abbiamo appreso che le stesse modalità di esame di informative sono state utilizzate anche in passato. E ci è stato chiesto, adesso che abbiamo consapevolezza che questo danno è stato fatto, di continuare ugualmente con questa prassi che ormai era inveterata. E noi, in coscienza e con onestà intellettuale, diciamo che questo non è possibile. Nuovi strumenti di sostegno alle aree montane, mirate soprattutto a contrastare lo spopolamento, a prevederlo una legge regionale, che ha visto il solo voto contrario di Forza Italia. Tra le modifiche sostanziali della legge viene tolto come criterio di partecipazione al bando la collocazione dell'impresa all'interno dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni. Poi viene allargato il bando alle imprese che si trovano a 500 metri sul livello del mare e non più a 600. Inoltre, tra i criteri di priorità ci sono l'ubicazione della sede operativa in comuni montani, dove c'è una minor presenza di attività produttive, e lo svolgimento di attività in ambito commerciale. Riguardo all'importo erogato è stato ritoccato, portandolo da 30.000 a 25.000 euro in 5 anni. L'atto prevede anche un contributo aggiuntivo pari al 20% per le imprese che stipulano con il comune una sorta di patto per far sì che siano svolti alcuni compiti per la tutela del territorio in ambito forestale, ma anche la cura del territorio o attività sociali in favore del comune stesso. Quella che approviamo oggi è una misura concreta, prevede lo stanziamento di 6 milioni e mezzo di euro in 5 anni. Certo, non è esaustiva. Sostenere l'attività economica significa dare lavoro e anche dare un servizio, ha affermato il consigliere del PD Vincenzo Ceccarelli, mentre Stefano Scaramelli di Italia Viva ha evidenziato: questa legge dà un contributo importante, ogni misura è importante, questa è una prima misura importante. Forza Italia ha motivato la contrarietà sostenendo che le cifre messe a disposizione non cambiano la situazione e perciò non servono a niente.
Con la proposta di legge custode della montagna questa mattina abbiamo dato centralità nel dibattito a dei territori che, pur componendo grande parte della nostra regione, sono o si sentono dimenticati. Territori che hanno sofferto e soffrono dello spopolamento. E lo spopolamento è sinonimo di abbandono, è sinonimo di degrado ambientale, paesaggistico, sociale. Quindi dobbiamo mettere in atto delle misure che invertono questa tendenza e che consentono di poter rimanere a vivere in montagna, di poter custodire un territorio che è un territorio bello e importante anche per chi abita in pianura. Con questa proposta di legge, che è diventata legge, noi abbiamo proposto una misura concreta, la possibilità di dare contributi per 5 anni a chi aprirà delle attività economiche o a chi già ce le ha e le vuol riqualificare in montagna, sopra 500 metri, con una attenzione particolare ai giovani sotto a 40 anni e con la possibilità di stipulare un patto di comunità, vale a dire chi ha o apre un'attività economica può stabilire una convenzione con il comune che lo obbliga, gli consente di fare delle attività di custodia del territorio o di attenzione di custodia sociale nei confronti della popolazione, che è spesso una popolazione anziana. Una legge importante a sostegno della montagna, dove le persone diventano custodi della loro stessa terra, una terra d'origine che molte volte è anche un elemento identitario, culturale, di appartenenza, dei contributi che verranno elargiti alle imprese che nasceranno nelle realtà di montagna o che vorranno ristrutturarsi. Molte volte possono essere anche giovani che scelgono come scelta di vita di aprire un'attività e ne diventano custodi, possono fare dei patti di comunità con le loro città, con le loro montagne, e questo sarà un elemento discriminante, un contributo a fondo perduto che può fare la differenza quando nei piccoli territori magari si decide se chiudere una sala cinesca o tenerla aperta o se si decide di investirci. Questo è un elemento di grande novità e quindi noi riteniamo che questa legge, che promuove di fatto il sostegno e la vita nelle montagne della Toscana, possa essere e dare delle grandi opportunità per tutti coloro che decideranno di aprire una nuova impresa o che decideranno di ristrutturarla o che decideranno magari di trasferirsi o di continuare a vivere. Molti ragazzi e ragazze si sentono custodi delle loro montagne e con questa legge consentiamo loro di realizzare il loro sogno.